Adesso al servizio l'opposto brasiliano, il numero 8, Mateus Krawczuk, dotato di una potentissima battuta, una jump spin che infatti ha difficoltà lo schiacciatore Alli, che a cui viene dato il pallone, si alza la palla, difende bene Bonami, ricostruzione su Krawczuk, una palla smorzata, difesa di Coscione, Colli, e adesso un colpo particolare del centrale Matipardo, viene salvata, adesso un colpo, un palleggio un po' spinto, mani, e ancora Pierotti che prende le mani del centrale Matipardo, che era arrivato con grandissima prospettiva. Anche lui jump spin, serve però più piazzato. Pierotti riceve molto bene Nevo al centro su Copelli, che è una sentenza. Copelli sta per Krawczuk, anche perché sta dimostrando di saper giocare tanti colpi, non solo il colpo forte come di solito si pensa possa fare un opposto. Intanto attacca, smorza il colpo Alic, Krawczuk però croce. E adesso è proprio lui, ne parlavamo poco fa, è Lorenz al servizio, dotato veramente di un ottimo servizio, tira forte, ma tallone riceve bene, al centro va Nevo su Copelli che tocca la linea, Giannini in ricerca un po' chiaramente di cambiare per quanto si possa, visto il punteggio, vediamo 24 Emma Villas a 16 Santa Croce, intanto però al servizio va Giannini con la sua flotta, riceve non benissimo tallone, alza di base, adesso è poca, ma comunque resta avanti, è stata comunque artefice di un break, intanto Krawczuk serve battuta fortissima, risponde l'opposto ma va out, punto per tallone, l'Emma Villas sale a 8 punti e Santa Croce resta a 6 punti al servizio, Trillini adesso. Colli, Coscione di seconda, beh, forse si intuiva questa giocata perché è arrivato invece di questo sorpasso, di questo break importante con un ace, insomma il suo servizio è veramente molto molto interessante. Intanto un altro servizio interessante, quello di Lorenz, che appoggia soltanto, fortunatamente va dall'altra parte, Krawczuk attacca fortissimo, non ce la fa, entra il numero 4 Cuscini al servizio e sicuramente a prima fase difesa serve su Copelli, riceve Nevo su Krawczuk che tira forte, ricostruzione ancora Nevo su Krawczuk, mani alte, difende proprio lo stesso Cuscini ma non ce la fa, difende del muro del centrale. Lucidità è quella che serve adesso per Siena. Vediamo Trillini alla battuta, riceve bene Santa Croce ma esce, è out, non c'è tocco, anche se in realtà Bulleri ha chiesto check. Inizio terzo set per la compagine bianco-blu. Loreti riceve molto bene Coscione al centro proprio sullo stesso Matipardo, che serve adesso concentrazione e tornare per la Emma Villas a fare ciò che era stato fatto precedentemente nei set precedenti. Ancora Lorenz al servizio, battuta fortissima che va direttamente la ricezione nell'altro campo e poi viene ancora una volta servito Lorenz che però trova le mani del muro e questa volta il muro invece di Nevo è out e di conseguenza Santa Croce 7-7 Siena e quindi adesso Santa Croce prende le distanze, una battuta cortissima ma Bonami c'è e poi abbiamo Milan che prova il tutto per tutto e ci riesce con un attacco da zona 2, effettivamente il suo, e adesso invece serve, adesso Coscione tira e provo una 7 ma Trillini era staccato da Trillini staccato, vuole che i suoi ragazzi escano da questa situazione. Krawczuk riceve non benissimo, tallone ma però. È tallone a chiudere questo match sul 3-0, Siena vince contro Santa Croce, un'ottima prestazione dei bianco-blu, un'ottima partita da parte dei senesi, ricordiamo anche i parziali, il primo set Siena riesce a vincere 25-16, il secondo 31-29, il terzo 25-23, quindi Siena si prende 3 punti meritatissimi contro un'ottima squadra come Santa Croce che nella scorsa partita, ricordiamo, è riuscita a vincere
scontro, la prima in classifica con Stazzolina, che non aveva mai perso dall'inizio del campionato, quindi ottima la prestazione del Senese. Assolutamente sì, una vittoria che è stata impresa perché Santa Croce arrivava con il vento in poppa e l'Emma Villas invece ha avuto un periodo molto difficile, lo possiamo dire, nonostante la bella vittoria della scorsa settimana, della scorsa giornata, adesso consolidata con questa vittoria, con questa ultima giornata del girone di andata, che quindi apre le porte a questa seconda fase del campionato nel migliore dei modi. E adesso quindi la classifica la vedremo, perché dovranno essere aggiornati tutti gli altri risultati, ma importante il 3-0 quindi dell'Emma Villas, insieme al 3-0 di Ravenna su Pineto, il 3-0 di Grottazzolina su Aversa, che quindi scala ancora la classifica e resta ancora solidamente prima. Ma insomma, intanto l'Emma Villas sale dai suoi 22 punti, adesso sale a 25 punti, per il momento in quarta posizione, ma insomma c'è da attendere ancora gli altri